Direttrice Grazia Iadarola della Scuola di Politiche, che è entusiasta di quello che stiamo facendo. Oggi solo in Calabria siamo circa 1000 studenti e studentesse che stiamo discutendo di Europa. Parliamo del nostro futuro, del vostro futuro e insieme proviamo a fare un po' un giochino. Questo è vero, quello che stiamo andando a fare davanti al pannello. Quello che stiamo facendo è la simulazione di una seduta del Parlamento europeo. I ragazzi. Attenzione che cade. I ragazzi adesso proveranno a simulare quelli che sono i lavori dell'Eurocamera su un tema, su una legge che veramente è stata discussa al Parlamento europeo, che parlava di cittadinanza attiva e di partecipazione attiva dei giovani europei ai lavori dell'Unione europea. Come funziona un po' la simulazione? Sappiamo che, l'abbiamo detto anche all'appuntamento precedente, la Commissione propone al Parlamento una proposta di legge e il Parlamento lo discute, ne parla insieme ai rappresentanti dei gruppi parlamentari che oggi sono qui con noi, e io non rubo altro tempo e lascio subito la parola alla nostra Presidente del Parlamento europeo, quindi vi chiedo di fare un applauso ai ragazzi che si sono impegnati. Onorevoli colleghi, illustri ospiti, è con grande piacere e privilegio che mi rivolgo a voi in questa simulazione di seduta del Parlamento europeo, dedicata all'importante tema della partecipazione giovanile nell'Unione europea e alle sfide che affrontiamo per il futuro dell'Europa. L'Unione europea, fondata su principi di democrazia, diritti umani e solidarietà, rappresenta uno dei progetti politici più ambiziosi e significativi nella storia moderna. Tuttavia, il processo e la vitalità di questo progetto dipendono in larga misura dall'impegno e dall'interesse dei suoi cittadini, soprattutto dei giovani. Oggi, più che mai, è cruciale coinvolgere attivamente i giovani nel processo decisionale dell'Unione Europea e nel dibattito pubblico su questioni che influenzeranno il loro futuro. I giovani sono portatori di nuove idee, energie e prospettive che arricchiscono il nostro tessuto sociale e politico. La loro partecipazione è fondamentale per garantire una rappresentanza equa e inclusiva nella nostra società. Tuttavia, siamo consapevoli delle sfide che i giovani devono affrontare nel trovare il proprio spazio nella vita politica e sociale dell'Unione Europea. Dall'accesso limitato alle risorse educative e informative alla mancanza di opportunità concrete di coinvolgimento, ci sono ancora molte barriere da superare per garantire una partecipazione effettiva e significativa dei giovani. Ed è qui che entra in gioco il ruolo delle istituzioni europee e dei nostri giovani governi nazionali. Dobbiamo lavorare insieme per rimuovere queste barriere, creare spazi di dialogo e partecipazione per i giovani e promuovere un clima di inclusione e fiducia reciproca. La nostra simulazione odierna offre un'opportunità unica per voi, studenti delle scuole superiori, di vivere in prima persona il funzionamento del Parlamento europeo e di esplorare le sfide e le opportunità che si presentano nella nostra Unione. Vi incoraggio ad approfittare di questa esperienza per esprimere le vostre opinioni, condividere le vostre idee e ispirare il cambiamento. Insieme possiamo costituire un'Europa più inclusiva, sostenibile e prospera per tutti, garantendo che i giovani siano al centro del nostro cammino verso il futuro. Grazie.